Amici del Calcio a 5, buonasera e benvenuti a questo quinto appuntamento con Zona Futsal. L'approfondimento sul mondo del calcio a 5 a cura della redazione di Radio 00. Anche questa settimana, puntatissima super, tematiche di quelle, di quelle roventi, tematiche che andremo ad affrontare insieme al, al Parterre de Rouen, che potremmo definire davvero d'eccezione in questa puntata. Partiamo, non me ne vogliono gli altri, ma essendo l'8 marzo, insomma, il giorno della festa della donna, partiamo con Marilisa Tricarico, preparatrice del Bitonto Calcia 5 Femminile. Buonasera a tutti, il presidente del Bitonto Calcia 5 Femminile, Silvano Intini. Buonasera a tutti, poeta, scrittore, profeta, professore di italiano e non solo, Mario Sicolo. Multitasking praticamente. Un caro saluto a tutti quanti i tifosi nero-verdi che ci ascoltano da ogni angolo dell'orbe terracque multimediale e non solo. È sempre Forza Leoncelle. Quello che è in scena nell'ultimo weekend è stato un, un weekend super, l'avevamo già anticipato, c'era la sfida al vertice fra Abitonto e Pescara il abitonto cede nel risultato ma non nel, nell'onore e come possiamo vedere dalle lights in, in, questo, in questo momento che sta mandando in onda la regia il abitonto ha giocato ad armi pari contro una corazzata vice campione d'italia come quella del pescara cedendo solamente il risultato per ha il presidente davanti ad un pubblico di cuore delle grandi occasioni certo. era, il palazzetto era pienissimo abbiamo fatto un record di 2.500 posti e... Vedere quella gente, innanzitutto devo ringraziare tutti i Bitontini, ma non solo, anche i paesi limitrofi di, di Giovinazzo, Terlizzi. Devo ringraziare il sindaco di Terlizzi che ha partecipato a questa bellissima manifestazione. C'è stato un po' di sfortuna, però la squadra sta e penso che ci rifaremo in coppa. Analizzando quello che è stato l'andamento della gara, Presidente, si è notato forse un primo tempo con un Pescara più, più incisivo rispetto al Bitonto, un Bitonto super nel secondo tempo, come dimostrato il gol lampo di Renatina del, dell'1-1, e forse qualche distrazione di troppo, non solo da parte della retroguardia nero-verde, anche insomma, da, da chi indossava la, la casacca Gialla, ma non vogliamo fare polemica perché sappiamo benissimo che è, è difficilissimo arbitrare certe sfide a certi livelli. No, polemiche no, non voglio fare nessuna polemica perché ormai il risultato è quello: i tre punti non ci sono, è inutile ripetere cose che non abbiamo in tasca. Però noi abbiamo vinto: abbiamo vinto due cose, lo spettacolo e il pubblico, che è il massimo. Vedere un calcio a 5 femminile, tutta questa gente che ama queste ragazze. Abbiamo vinto questa cosa che io mi guardavo intorno e non pensavo di vedere tutta questa gente e che veniva da, da, da quasi tutta la Puglia, cioè vedere gente che innamorati di queste ragazze, specialmente signore, bambine, per me è, è già un successo, una squadra, eh, sappi Daniele che noi siamo, siamo entrati nel, nel, nel FUSTAL ieri, non è che stiamo da dieci anni, il Pescara è una squadra storica, il Pescara, il Pescara è, è stato campione d'Italia, dunque... E sono ragazze che sono venute qua per prendersi per combattere. Presidente, quello che ha più sorpreso, al di là di quello che è successo poi nei 40 minuti effettivi in campo, è stato l'applauso che gli ha rivolto al, al pubblico del Pescara. È forse il, il segno di una giornata bellissima di sport questo. Sai benissimo, Daniele, perché noi siamo del sud, abbiamo il cuore aperto per tutti. Dunque ogni squadra che viene qui a Bitonto viene perché viene eh, accett ben accettata dai bitontini. Non è quello che si dice soltanto di Bitonto, di altre cose, furti e roba varia. C'è gente che ama i, i forestieri e li accetta con grande, con grande entusiasmo. Infatti loro la sera sono stati nel centro storico di Bitonto, accompagnati da qualche tifoso che ha, ha scritto un post alla società del Pescara che erano non contentissimi ma di più. Mario, uh, sei forse una delle penne più raffinate che abbiamo nel, nel Sud Italia. Raccontare insomma di queste, di queste ragazze per, per un giornalista che, che effetto fa? Beh, prima a proposito di quello che diceva Silvano e che sottolineava anche tu il fatto che tanta gente viene al palazzetto a Palapansini a guardare rapita ovviamente dalle geste delle fanciulle in casacca nero verde e sta a significare che tu parlavi di furti beh hanno rubato il cuore dei bitontini su questo non ci piove e giustamente dicevi tu si tratta di arte cioè la gente oltre a venire a sostenerle perché difendono i colori e Stiamo facendo stiamo vedendo gli highlights gli ultimi minuti con le bitontine sotto di un gol hanno gettato il cuore oltre l'ostacolo hanno messo l'anima sul parquet e questo è lo spirito guerriere che entro loro rugge che da sempre contraddistingue queste ragazze e peraltro io abbiamo avuto noi in questi anni in cui c'è stata questa crescita esponenziale del futsal femminile però voglio dire è il segno distintivo, e la cifra distintiva di queste ragazze che secondo me è stato instillato proprio dal, non dirò dal presidente, ma comunque dall'ambiente. No? E le ragazze eh, rispecchiano in campo quella che è la vispugnandi del, del suo patron, del loro patrono. E questo voglio sottolineare, ripeto. Abbiamo giocatrici straordinarie, davvero delle artiste del pallone, del cuoio in miniatura, come sono solito dire. Ecco, anche per questo vengono a guardarle. Poi tra l'altro sono ragazze stupende, che hanno già un'idea ben precisa della loro vita. Eh? Stiamo parlando di palloni d'oro, giocatrici che hanno vinto gli Awards. Cioè, stiamo parlando di autentiche fuoriclasse di questo sport. E già sanno quello che sarà il loro futuro, d'altronde non sto dicendo nulla di nuovo, perché si pongono come degli esempi per tutto l'ambiente, esempi morali per tutto l'ambiente. Questo è l'emblema della grandezza di questo progetto. Parlavamo, o meglio, parlava il, il collega Mere Sicolo di, di anima, di cuore gettato oltre l'ostacolo, un cuore gettato oltre l'ostacolo attraverso la condizione fisica. Marilisa Tricarico, quanto è complesso mantenere insomma, queste ragazze così in forma per tutta la stagione? Motivarle, soprattutto a dare il massimo in allenamento? È molto complesso, però. Io vivo le ragazze veramente ogni giorno e vedo quanto fuoco brucia loro dentro, quanta voglia di migliorarsi hanno, soprattutto nelle piccole cose. Loro vogliono perfezionarsi in qualsiasi movimento, in qualsiasi situazione. E c'è un continuo lavoro. Anche data dalla continua collaborazione con uh, Paca Marques, con cui sono in contatto, se vogliamo dire giorno e notte, perché sappiamo il distacco orario tra l'Italia e il Brasile. Quindi uh, c'è questa continua collaborazione, questo continuo lavoro inarrestabile che ovviamente frutta nel momento dell'allenamento. Però io sono veramente certa della loro grande forza, della loro determinazione, del lavoro che stanno facendo perché hanno un focus lucidissimo su quello che vogliono raggiungere, sull'obiettivo a cui vogliono arrivare e quindi eh, sono molto contenta, anche se difficile, sono veramente contenta del lavoro che stanno facendo. Un lavoro che state facendo insieme e che porta comunque queste ragazze a costruire un vero e proprio gruppo compatto nello spogliatoio. Soprattutto questo è una, un valore aggiunto che è forse è il più importante, lo spogliatoio unito, che le rende ancora più complici. Noi veniamo da un gruppo che inizialmente... Um, non era affiatato, ma per affiatato voglio dire che eh, non aveva avuto la possibilità ancora di giocare insieme. Grandi giocatrici eh, di in, un'individualità mostruosa, che eh, unendosi ovviamente hanno creato questa, questa, mh, questo grande movimento che lavora all'unisono. Un uh, gruppo che lavora all'unisono e che ha portato insomma al, uh, alla classifica che stiamo adesso per vedere prima, però guardiamoci l'ultimo turno che è andato in scena del campionato di, di Serie A. Un ultimo turno che ha visto l'Irpina vincere per 3-0 sulle pelletterie. È un bel colpo questo, Presidente. Sì, sì, un bel colpo o per l'Irpina. L'Irpina adesso si gioca domenica la partita della vita con il, il Molfetto. Parleremo dopo di un altro Irpinalo, ce, ce lo teniamo alla fine. Il pari fra Audace Verona e Vip per uh, due reti a due, la vittoria questa fondamentale potremmo dire del Real Start contro il Vispond in, uh, in, in chiave salvezza. La sconfitta del Bitonto per 3-2 contro il Pescara, il Città di Falconara che vince per 3-1 contro il Molfetta, 4-3 soffertissima questa per il Tiki-Taka contro il Rovigo, Rovigo prossimo avversario del, del Bitonto, e la kick che batte per 8-6 la Lazio, potremmo dire forse in un anticipo di, di Coppa, Presidente? No, <ride> Coppa speriamo tanto ormai... Il mister dice che mmm, la coppa è meglio giocarla con, con il Pescara, Giochi col Pescara e vedi che fine, cioè bella secca. E invece io no, voglio giocare prima con, o con il kickoff o con la Lazio che e bello. poi il finale con il Pescara. Vediamoci anche quella che è stata la, la classifica maturata dopo l'ultimo turno andato, andato in scena lo scorso weekend. Una classifica che vede il Pescara, prima in classifica a quota 55, segue distaccato di due sole lunghezze il Bitonta a quota 53, 51 punti per il Tikitaka, 50 per il Falconara, 39 per la Kickoff, 31 per la Lazio, 25 per il Verona per il Pelletterie, 21 per Rovigo e VIP, 20 punti per l'Irpina, 18 per il Molfetta, 10 per lo Statte 1 per il Fondi. Presidente, 5 punti in quattro, per 4 squadre, un campionato pazzesco. Sì. Eh, le prime serie di test, Pescara, Bitonto, Tikitaka e Falconara e il kick off si sta avvicinando sotto ai, ai quattro di, 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 di test di serie. Eh, siamo a un punto dal, dal Falconara, il, il Tikitaka sta a due punti da noi, tre punti il, fal eh, il Falconara da noi. Eh, eh, no, sono un, un, bel, un bel campionato. Abbiamo anche in collegamento l'altro ospite di, di questa sera che è mister Roberto Chiereghin Mister, buonasera e benvenuto a Zona Futsal. Buonasera a tutti, buonasera, presidente, buonasera a tutti voi. Mister, analizzavamo poco, poco fa la classifica, ci sono quattro squadre in, in cinque punti. È il segno di un campionato equilibrato e di un campionato in cui l'asticella si alza sempre di più? Assolutamente sì, ed, eh, penso che il presidente possa essere sicuramente soddisfatto, di, visto che fino adesso è l'Abruzzo che la, fa, la faceva da padrone in questo campionato e continua a farlo. Quindi essersi inserito. In questo contesto è motivo di grande soddisfazione secondo me. Mister, un, un commento sulle su ride che abbiamo mai prima in onda, la, la partita come, come si è svolta secondo lei? Eh, quanto è fondamentale mantenere la concentrazione in, una, in un big match e soprattutto non perdere la testa anche quando qualcosa sembra girare per il verso storto? Beh, questo sport eh, sappiamo oramai che è così, no? No, si dice che. La partita finisce quando suona la sirena. Non è stato il caso di sabato. Io penso che il bitonto abbia ben figurato, un po' contratto nel primo tempo probabilmente, con le Pescaresi un po' più... Um, un po' più furbe, ecco nel secondo tempo però il Bitonto è venuto fuori alla grande, poteva non solo impattarla ma anche vincerla la partita. Poi ci sono state una serie di situazioni, non voglio fare polemiche, però una serie di situazioni diciamo così poco fortunate e, e che hanno un po' indirizzato il risultato, ma il Bitonto ne esce a testa alta. E probabilmente è ancora più forte nella convinzione di poterlo vincere questo campionato, analizziamo adesso quello che sarà invece il prossimo turno del campionato di, di Serie A. Un prossimo turno che vede la sfida fra il Pescare e il Pelletterie, quella tra la Lazio e Robace e Verona, il Visfondi che cerca punti salvezza contro il VIP. Il Molfetta Femminile che affronterà il Pina in un vero e proprio scontro salvezza decisivo in questo momento della stagione il kick-off che ospiterà il Città di Falconara e anche questa fino a qualche mese fa sembrava una sfida scontata in questo momento invece è tutt'altro che scontata il Bitonto che cerca il pronto riscatto in Veneto contro il Rovigo e il Real Satte che ospiterà il Tiki Taka Planet Presidente, dicevamo poc'anzi il Tiki Taka ha faticato non poco contro il, il Rovigo e il Rovigo è il prossimo avversario del Bitonto Il Rovigo ha fatto fa una no? bella partita con il Tiki Taka e... però la... andremo lì, ce l'andremo a giocare però... Le ragazze sono convinte, stanno bene, pure se abbiamo sia Lusileia che Bianca eh, nella nazionale del, del Brasile, stanno giocando in Spagna, arrivano lì proprio domenica, però eh, dovremo andare a, lì a farci la nostra partita. La partita più importante è anche Pescara-Pelletteria, che vuole i tre punti, se no si, si toglie dalla zona. E l'altra si decide chi è tra Molfetta Femminile e l'Irpigno. Marilisa, come hai trovato le ragazze al rientro al lavoro questa, questa settimana? Eh, a dire la verità, è stata una settimana eh, molto eh, impegnativa, poiché venivamo da due settimane di praticamente. Uh, influenze varie, quindi questo ha, molto de ha destabilizzato molto anche uh, la partita di domenica, ma non creiamo alibi, e, però uh, sono molto fiduciosa perché le ho viste veramente cariche, le ho viste ben organizzate, ben determinate e pronte per continuare il nostro lavoro, perché uh, ce la stiamo mettendo veramente tutta. Mario, tre sfide, come diceva poc'anzi il Presidente, tre sfide in tre eh, parti diverse della classifica che in un qualche modo si intersecano e roba della trama di Jeffrey Deaver. Beh, sicuramente il solito castello dei destini incrociati. Ogni giornata, giustamente diceva il mister, che questo è uno sport bellissimo e crudelissimo. Perché davvero in ogni secondo può mutare la sorte del match stesso. Che poi a sua volta, incrociandosi appunto con altri destini, con altre società che occupano magari posti differenti in classifica, ulteriormente potrebbero determinare un mutamento, se non addirittura uno stravolgimento, nell'organizzazione della classifica. Anche perché l'abbiamo visto, anche quello che è capitato a noi, perché è vero, sì, noi stiamo parlando di un gruppo che sta avanzando con gli stivali delle sette leghe, non lo metto in dubbio. Ma mica è facile rimanere sempre lassù con questa continuità incessante e molte volte anche incrollabile perché non è stato facile, anche nella sfida domenica no, contro il Pescara. Ecco, giustamente il Mister, ma anche voi avete fatto una disamina abbastanza uh, schietta e minuziosa al contempo. E eh beh, probabilmente eh, anche in questo caso bisogna trarre il giusto insegnamento da quel match. Forse bisognava essere un po' più smaliziate. Eh, la partita è stata oltremodo vigorosa da parte delle avversarie. E attenzione, non stiamo dicendo niente di come dire illecito nel momento in cui la vigoria fa parte no, dell'agonismo di una partita e quindi di, una, di uno sport come quello che è appunto il futsal che mette a contatto le persone, i corpi e soprattutto anche di giocatrici eccelse e quindi certo sarà un'altra giornata appassionante tutta da vivere e che probabilmente ridisegnerà ulteriormente la graduatoria del torneo archiviamo solo per il momento la parte femminile concentriamoci su quella che è invece la parte maschile partendo dal, dal futsal bitonto un no, futsal bitonto che ha Pareggiato per due reti a due contro il Castellana nel, nell'ultimo turno di, di campionato, rimanendo aggrappato a quello che è il, il treno playoff e rimanendo aggrappato a quelle che sono le, le speranze. Un, un ultimo turno uh, dove le sorprese non sono assolutamente marcate, uh, mancate e la classifica lo, lo dice apertamente perché c'è stato il pareggio fra l'Alma Salerno e la Diaz per cinque reti a cinque e questo è forse stato il risultato di, di giornata, non ce lo aspettava nessuno. Il Città di Potenza caduto per quattro reti a sette contro il Bernalda. La vittoria esterna della Monopoli per. 10 a 4 sul Pisticci il palo del colle che continua la propria cavalcata verso la promozione col 2-1 sul noci, stesso discorso per il San Michele che ha battuto 6 rete a 2 il Sinise e del pari fra Castellano e Bitonto di cui parlavamo poco fa. Mister Keregin è arrivato il momento di scendere in campo a tutti gli effetti adesso. Con, con lei, analizzando questi risultati, mister, possiamo dire pronostici confermati, ma la sorpresa è il pari della, della Diaz con l'Alma Salerno. Ma guardando la classifica io penso che due siano i risultati abbastanza, tra virgolette, clamorosi. Il primo sicuramente è il mezzo passo falso della Diaz, perché se guardiamo la classifica avrebbe dato un po' di pepe in più a quella che sarà la prossima giornata, che vedrà di fronte Diaz e San Michele, con una Diaz che sarebbe... Sarebbe stata a quattro punti sotto, e quindi ci sarebbe stato sicuramente un po' di pepe in più. E poi l'altro risultato, secondo me, mh, importante è la vittoria del Bernal a Potenza. Perché guardiamo la classifica. Da a cominciare dal Castellana, Bitonto, Potenza e Bernalda si è un po' accorciato in classifica e si è messa nella condizione di poter puntare anch'essa ai playoff. Non dimentichiamoci che sabato prossimo ci sarà Bernalda, Castellana. E quindi questi due risultati, secondo me, sono stati molto importanti per quanto riguarda la, la classifica, in un campionato che oramai penso. Con, ripito eh, con eh, la, il mezzo passo passo il mezzo passo falso della Diaz pone le prime tre oramai già con un piede su diciamo così mister tre squadre in due punti fra cui il, il futsal bitonto avendo allenato lo scorso anno qual è il suo giudizio sul, sul bitonto di quest'anno il bitonto di quest'anno è un roster importante sicuramente e guardando tutte le vicissitudini che ha attraversato in questa stagione, il povero Di Bari ha fatto un lavoro incredibile, <ride> si è dovuto barcamenare fra le mille difficoltà, però la squadra è ancora lì. Quindi, attualmente, anche il pareggio di Castellana, le cronache mi parlano di una partita dal risultato che sta ampiamente stretto, eh, quindi, secondo me, e il Bitonto può fare bene in queste ultime giornate, in più, attualmente, ripeto, i risultati ehm, a livello mentale fanno, fanno, danno consapevolezza di forza. Analizzando l'andamento del, del girone di ritorno, il futsal Bitonto ha 8 punti in più rispetto al girone di andata. E il segno sia che nel, nel giro di ritorno comincia un altro campionato, e questo ce lo diciamo ormai da anni in questo sport, ma è anche il segno di quanto sia fondamentale mantenere un'unità di intenti e le tutti nella stessa direzione, anche quando il mare è in, in tempesta? Assolutamente sì, non ci dimentichiamo che dall'anno scorso la squadra è cambiata parecchio. Quindi il lavoro del mister è stato anche quello di cercare di inserire i nuovi in un contesto di ragazzi che già c'era, quindi è stato un lavoro particolare, e, e poi ripeto, non è stato facile eh, perché ha avuto. Eh, molti ragazzi hanno avuto problemi con gli infortuni e quindi. Eh, non è stato facile. Rompo è una costante che va avanti già dallo scorso anno con la sua gestione. Sembra quasi una maledizione è piovuta quella sul, sul palaborsettino. Preferisco non pensare a quello che è successo l'anno scorso. L'anno scorso è, è stato terribile. Quando poi guardo la classifica, arrivare dietro l'ultima qualificata ai playoff. Certe volte penso che abbiamo fatto veramente un. Un miracolo anche ad arrivare lì, però quest'anno quest penso che il Bitonto ce la possa fare. Ripeto: gli otto punti in più del girone di ritorno la dicono tutta. Di quanto ancora meglio possa fare. Presidente, sono stati qui da noi sia il direttore sportivo Vito Cozzella che il direttore generale Francesco Mancazzo, e hanno speso parole, parole d'oro per, per la sua gestione sulla, sulla femminile forse in molti ma anche in pochi eh, sanno che in realtà questa è una, quasi una collaborazione che va avanti da, da anni, o meglio una collaborazione di, di uomini uno va a vedere l'altro <coughs> e il, il sabato voi siete a vedere il, il Palaborsellino guardandola da fuori insomma questa squadra che, che impressione l'ha fatto? Girone l'ha a parte ovviamente allora, Innanzitutto sì. devo ringraziare Francesco e devo ringraziare Vito Cozzella che in qualsiasi momento, in qualsiasi ora Uh, quando lo chiamo, lui si mette a disposizione. Infatti, lui domenica eh, pomeriggio eh, è venuto al campo, si è messo all'ingresso per gli accrediti. E, dunque, non, è, non sono due società diverse, siamo tutti e due uniti. Guarda, la verità, io all'inizio ho visto, il, come diceva il mister, il Bitonto non stava. Forse doveva ancora, si dovevano ancora conoscere, si dovevano, dovevano stare ancora tutti insieme. E non avevo speranza su, sulla, sulla squadra all'inizio. Adesso, per andare io in trasferta a vedere il Bitonto a San Michele, perché mi sono innamorato anche di questi ragazzi che si, adesso sta, mettono la maglia sul campo. Però la verità, all'inizio all del campionato li vedevo... Sì, adesso voglio andare in trasferta a vedere il biton da San Michele perché mi sta piacendo questa squadra che sta mettendo la maglia sul campo. Mario, eh, sono parole, parole importanti quelle del presidente Silvano Ventini perché mettere l'anima vuol dire in un qualche modo aver già vinto qualcosa. Assolutamente sì, sono parole che lasciano intendere quello che potrebbe essere anche persino un futuro di una sinergia ancora più stretta tra le due società, che indubbiamente potrebbe schiudere eh, panorami ben più rosei di quelli che magari devono affrontare e gli amici, perché ecco i due nomi che avete fatto poc'anzi: dei due dirigenti del calcetto maschile, del calcio a 5 o futsal maschile, eh, no, sia Francesco sia Vito. Francesco e calcetto, a giocare a Sanza, Silvano e a calcetto certo, è storico c'è una piccola differenza io appunto io ci ho giocato sia con Vito sia con Francesco okay, qualche volta anche con te eccellenti o meno mh, assolutamente, assolutamente no mediocrissimi però eh, quello che volevo dire sempre gente che ha fatto sempre per passione, tutto quello che fa ancora oggi. e d'altronde anche questo è il motivo per cui la squadra, magari nel girone di ritorno, tra l'altro ha recuperato anche un paio di eh, individui molto importanti nel roster proprio per dare maggior forza al gruppo intero e quindi ha cambiato, ha dato un segno decisivo e quindi ha innestato una marcia in più, per fortuna ha voltato pagina e ripeto adesso è a ridosso della zona playoff e chissà che insomma, le prossime giornate non possano designare ulteriormente un futuro ripeto, ancora più radioso per questa squadra, sempre di pari passo anche con la calcio A5 femminile. Assolutamente sì, è bellissimo avere questa, questa sinergia a livello cittadino fra due società che praticano lo, lo, stesso, lo stesso sport. Analizziamo però adesso assieme alla regia quello che sarà il prossimo turno del Girone G del campionato di Serie B, un Girone G che si apre con la sfida del Taranto che affronterà in casa il Potenza il Taranto che potrebbe quasi eventualmente staccare già il pass per, per la promozione. Il Bernalda che ospita il Castellana e questa è una sfida dove il Bitonto deve necessariamente avere l'orecchio alla radiolina e l'altro sul, sul campo. Il Bitonto che affronterà in casa nel derby, il Dream Team Palo del, del Colle. La sfida, questa, fondamentale per, per la Diaz per restare aggrappata a quella speranza, insomma, che adesso sembra essere ridotta un po' al lumicino della promozione diretta contro il San Michele. Il Futsal Noci che cerca conferme in chiave salvezza contro l'Alma Salerno. E la sfida questa fondamentale in chiave, in chiave salvezza fra il Senise ed il Pisticci. Mister Roberto Chiereghin, il prossimo turno è, è un turno che potrebbe dire tanto del, del cammino da qui alla fine del, del girone G. Sì, 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 eh, ma ripeto, eh, a costo di essere mh, ripetitivo, sarà, è un turno fondamentale per quanto riguarda le squadre che puntano ai playoff. perché Bernalda-Castellana, ripeto, il Bernalda con la vittoria di Potenza è messa nelle condizioni battendo il castellana di rientrare a pieno titolo tra le pretendenti, il Bitonto giocherà in casa una partita non semplice, tra l'altro, oltre alla qualità dell'avversaria che incontra il palo, incontra una squadra dove da sempre c'è una specie di, no, di mh, questo dualismo con, il, con Palo. E poi Diaz-San Michele, il pareggio della Diaz, ha tolto un po' di pepe a questa partita, che comunque sarà una partita spenso bella da vedere. Io ringrazio il mister Roberto Chiedeghin per aver scelto di essere il nostro ospite qui questa sera. Lo ringrazio per la sua competenza e la sua disponibilità. Mister, un bacione e in bocca al lupo per, per il futuro. Grazie, sono io che vi ringrazio per l'invito, saluto tutti, buon Fuzzala a tutti, un abbraccio forte al Presidente che, che ricordo sempre con grande affetto. Ripeto, un ciao e un buon Fuzzala a tutti e grazie ancora. Ciao. Presidente non le chiedo se ci sarà sabato perché tanto la risposta è già scontata, so, so che ci sarà. Sì, sì. Oh, no. Guarda il bitonto con le partite importanti, infatti se ti ricordi a, a Ruvo il bitonto uh, Palo pareggiò. anche qualcosa di più. Cioè forse. è il Palo che deve aver paura del bitonto. Eh? Perché ben il bitonto bello. con le partite importanti c'è... Cioè, io, io per me non è una partita facile per il Palo. Andiamo in chiusura di questa puntata, e lo facciamo ricordando l'8 marzo, la festa delle donne. E abbiamo avuto qui con noi, non a caso, una, una donna come Marilisa Tricarico, sia per parlare di quella che è stata la vittoria mh, avvenuta pochi minuti fa della Juniores per 2 reti a 1 sul, sull'Irpina, che porta il bitonto femminile al primo posto in solitaria in classifica. Per cui voglio dire, se le grandi fanno faville, anche le piccole non sono assolutamente da meno. E come seconda cosa, Marilisa, quest'oggi è stata in, in consiglio comunale a Terlizzi per parlare di un progetto fondamentale. Ce ne vuoi parlare? Certo, certo. Con il Comune di Terlizzi abbiamo stretto questa collaborazione, grazie alla Società del Bitonto calcistico Femminile, nella persona del Presidente Silvano Intini, e l'abbiamo intitolata Sport di altro genere. Con, questa, con questo progetto vogliamo avvicinare uh, mh, tutte le, le ragazze uh, delle scuole medie, ma in realtà non è indirizzata solo alle scuole medie, a qualsiasi ragazza che voglia avvicinarsi a questo sport e magari fa fatica a dati, pregiudizi, gli stereotipi, quindi le varie idee convenzionali, e dare, dare loro una possibilità per avvicinarsi e conoscere in prima persona quello che è il mondo del calciccio femminile che è veramente un mondo bellissimo che è in continua espansione. Quindi eh, con il Comune di Terlizzi abbiamo avviato questo progetto che eh, sicuramente farà conoscere ancora di più la società del Bitonto calciccio femminile. Presidente, andiamo in chiusura Poco più di due anni fa, in un'intervista, in un le avevo chiesto perché aveva scelto di, di investire tutto in un movimento all'apparenza così diverso. Oggi possiamo dire che quel diverso fa sembrare diverso gli altri, senti, io faccio sempre le cose al contrario, lo sai benissimo come sono fatto io. Mario mi conosce. E questo progetto ci ho, ho, ho fatto una scommessa. Questa scommessa che nell'ambito femminile, perché non volevo fare copioni nel maschile, c'era già una squadra di Bitonto, calcio a 5, calcio a 11, c'era oh, tramite sempre due amici, ho rilevato questa società che stava in Serie C, che perdeva 14 a 0 ogni domenica e in tre anni l'ho portata in Serie A e ho portato anche la mia città in Serie A, perché fare pubblico ogni domenica... E portare gente da Bitonto a Giovinazzo non è facile, ma non devo dire grazie a me, devo dire grazie alla mia città, perché io la prima cosa è, ti ripeto sempre: la squadra non è mia, la squadra è della città. Io sono per strada per ascoltare la gente. Tu non sai, col lunedì, mo come si dice, mezzo corso la gente, eh, ma là Mazzueto Renatigna. Io eh, cioè, devi ascoltarla. Perché sta gente che deve parlare. però loro sono innamorati della squadra. Cioè, vedono loro. A, cioè, io ho visto un post di, una comun, di un consigliere comunale di Molfetta. Che ha scritto delle parole bellissime. alla fine, ha detto: mi avvisate quando c'è l'altra partita, giovina ah di Terlizzi, Perdonami. Mi avvisate per la prossima volta che ci sono di nuovo. Cioè, sì, sì. Vai, È vai. A, uh, la uscita finisce il suo post dicendosi ma quando giocano di nuovo? Giocano domenica prossima in trasferta e giocano l'altra domenica ancora in casa Presidente abbiamo dato uno sguardo al passato chiosissima finale lo sguardo al futuro? No, futuro speriamo di portare qualcosa in questa splendida città speriamo se non è ci riproveremo no, mm, noi siamo nati ieri come qualcuno in Serie A ha detto che il Bitonto ieri è nato è nato ieri, però sta dando delle la la grosse soddisfazioni. Già so. Vuol dire che ieri è nato già a Io ringrazio il presidente Silvano Intini del Bitonto 55 Femminile. Grazie. Innanzitutto, Mario, grazie se oggi stava a scuola, l'ho chiamato, pensava che era successo una rapina a Bitonto invece, eh, invece no, no. Si, no. Si, parla, si parlava delle splendide ragazze del futsal, ci mancherebbe eh, per me è sempre un onore anche perché ripeto, torno a dire, stiamo parlando delle rappresentanti più insigni e più alte di questo calcio, di questo sport attenzione, eh. e sono qui a Bitonto sì e attraversano le strade della nostra città, e tutto marketing territoriale, naturale, è globale è globale, è globale, è globale ragazzi, subito arriva ovunque, e tra l'altro la cosa bella di questo abbraccio che si è fatto, che si è realizzato, questo amplector direbbero i latini, c'è cioè tra le ragazze e il resto della città, che è un verbo che dà l'idea della pienezza, è dato dal fatto che quando io chiedo a tutte le ragazze, che sono quasi sempre provenienti dal Brasile, non provano saudate perché Bitonto non gliela fa sentire. Sì. E c'è questo affetto reciproco che ormai ha fatto sì che diventi tutta una grande famiglia. In realtà, Mario, sono I brasiliani, brasiliani che hanno una di noi. Ah, <ride> io ringrazio anche il direttore del Da Bitonto, Mario Sicolo. E ringrazio per aver portato la testimonianza femminile nel giorno della festa della donna Marilisa Tricarico. No, grazie a voi veramente. Grazie mille alla regia curata da Danilo Mingirulli e grazie mille a tutti quanti voi che ancora una volta avete scelto di seguirci questa puntata. L'appuntamento e alla prossima settimana con la stessa passione di sempre. Grazie.